Venerdì 29 novembre, presso la sede centrale dell'Università Federico II di Napoli, si è tenuto il convegno Morti bianche in sicurezza sul lavoro, organizzato dalle associazioni INAIL, ANMIL, IUS, l'associazione studentesca della Facoltà di Giurisprudenza, e dal Leo Club di Pomigliano d'Arco. Un momento di riflessione in cui si è discusso della sicurezza sui luoghi di lavoro e sul fenomeno delle morti bianche. Il messaggio che deve passare dal convegno è che le aziende devono investire di più in sicurezza per arginare questo fenomeno. Non poteva quindi mancare Vittorio Ciotola, presidente del gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriali di Napoli. Noi come imprenditori dobbiamo fare sicuramente di più, investire in sicurezza vuol dire scegliere di far crescere la nostra azienda e ci dobbiamo provare con maggiore convinzione. Complimenti a Leo per il tema, oggi purtroppo ancora irrisolto, quello della sicurezza sul lavoro. Tra i relatori dell'evento Lorenzo Zoppoli, professore di diritto del lavoro dell'Ateneo, promotore di leggi statali e regionali di riforma del lavoro pubblico e del mercato del lavoro. Nel 2019 ci sono ancora morti sul lavoro perché il nostro sistema economico è ancora fondamentalmente arretrato, fatto di piccole imprese, si investe poco sul futuro, certamente manca una cultura della sicurezza e le norme non sono garantite da un apparato di controllo e applicativo adeguato. Purtroppo le morti sul lavoro in Campania sono in aumento del 3%. Non mancano però le misure di sostegno per le famiglie delle vittime. Aiuti che ha illustrato Adele Pomponio, direttrice regionale vicario INAIL Campania. Per le famiglie noi abbiamo una serie di protezione che attiviamo, non solo sotto il profilo economico, ma anche un sostegno alle famiglie in termini di accompagnamento alla vita quotidiana. In Campania, come in altre regioni d'Italia, infatti abbiamo anche un'assistenza di tipo psicologico. Ci sono poi tutta una serie di protezioni economiche, iniziando dall'assegno funerario a tutte le attività che in questo caso vengono messe in campo. Voce dei giovani e moderatore dell'evento, Salvatore Palmese. Quali sono le finalità del convegno? Sicuramente sensibilizzare il tema del safety all'interno dell'università che forma la futura classe dirigente e soprattutto la cosa importante, è un'opportunità di lavoro perché c'è tanto ancora da fare, tanto da migliorare in ambito giuridico, in ambito lavorativo e in ambito professionale. Ringrazio i Lions Club, i docenti e l'associazione IUS.